Ciao Betteis.it, finalmente si scopa. Mi dispiace molto per i nolaniani, sarà per loro uno shock. 50 sfumature di grigio. Io invece proprio mi sono quasi commosso. Ieri alla professione stampa c'era anche Carlo Vanzina vicino a me. Ci siamo abbracciati. Non vedevamo questi film da una vita al cinema. E quindi proprio io mi sono commosso. Ho visto tutti i miei colleghi giovani, Roscio stai fermo, che di solito vanno a vedere altri film, invece vedere un film erotico. Perché di questo stiamo parlando. Non che non vi aspettate Salò di Pasolini, che insomma era più diciamo horror che erotico, ma più che altro un nuovo 9 settimane e mezzo ambientato nel 2014. È chiaro che stiamo parlando dell'adattamento cinematografico della fortunatissima trilogia, questo è il primo capitolo, scritta da E.L. James, mio marito, che è una depravata, li ha letti tutti e non vede l'ora di vedere i film. Adesso andrà a vederli al cinema con una sua amica parimenti depravata. Io l'ho visto in proiezione stampa e non ho letto il libro, ci ho avuto mio marito che me l'ha raccontato tutti questi anni e mi sono molto divertito. L'ho trovato un bel film. È chiaro che appena senti Annie Lennox che canta I Put a Spell on You all'inizio, non lo so, mi sono emozionato, l'ho trovata una cosa di grande classe. Annie Lennox infatti era in colonna sonora con Stewart, con David Stewart, quando erano gli Eurythmics, dentro quel film molto importante di Adrian Lyne, che ripeto è 9 settimane e mezzo, che è il punto di riferimento cinematografico per tanti motivi di 50 sfumature di grigio, del film della Johnson di 50 sfumature di grigio. Poi lui all'inizio corre come Michael Fassbender in una città grigia e metallizzata, come Michael Fassbender in Shame, e c'è Annie Lennox che canta I Put a Spell on You, e poi vedi la ragazzina, allora Anastasia, che è Dakota Johnson, che è bravissima, perché era quella che faceva l'amore con Sean Parker senza saperlo, poi lo scopre in Social Network di David Fincher, ed è più magra, lì era più ciccia, ed è bravissima, è fantastica Anastasia, mi è piaciuta tanto. E mentre invece lui è il bravissimo Jamie Dornan, anche lui perfetto nella parte. Anastasia è una studentessa di letteratura inglese e Christian invece è uno impaccato di soldi come Mickey Rourke in 9 settimane e mezzo. È un imprenditore, sta ai piani alti. Lei lo va a incontrare, deve sostituire un'amica per fargli l'intervista. È tutta emozionata e anche un po' scazzata, e lui però è subito molto sexy e la conquista dicendole: si è innamorata della letteratura, signorina Anastasia, grazie a Jane Austen o Thomas Hardy. Lei dice Thomas Hardy, lui dice avrei detto Jane Austen. E in questa differenza c'è già poi l'inizio, diciamo, di questa loro storia d'amore. La Johnson, che è una che mi piace un sacco perché fece un bel film su John Lennon, si è sposata il ragazzino che faceva John Lennon, che è Taylor Johnson, che ha 23 anni meno di lei, e ci ha fatto una marea di figli, è una donna con i dentoni molto in gamba, e fa un bel film, fa un film raffinato, fa un film di classe. Anastasia lavora in una ferramenta, mi piace molto la scala di grandezza delle scenografie in relazione ai personaggi. Ho trovato queste scenografie ampie e interessanti. È un mondo che Anastasia esplorerà, quello di Christian, è un mondo sadomaso, come molti di voi sanno, al quale Christian cercherà di iniziarla con grandi difficoltà, perché Anastasia dice: oh, ma che vuoi da me? Ma che mi vuoi menà? Mi vuoi legare? Ma che vuoi fare? Ma lascia perdere. Però il film è anche molto ironico, molto divertente, e ho molto apprezzato la recitazione di Dornan, che un po' fa l'occhio appallato da American Psycho. C'è un inizio molto American Psycho anche con lui davanti a tutti i suoi vestiti bellissimi, ma poi ha anche questo sorrisino che c'era anche in Maria Antonietta di Sofia Coppola, dove lui faceva una particina, che è molto bello, molto. Quindi Christian è perfetto.
certo, 50 sfumature di Dornan nella sua recitazione, l'occhio un po' da serial killer, ma non oggi, come dice lui, poi il sorrisino invece carino. Christian sta forse cambiando, Christian che non riesce ad innamorarsi forse si innamorerà di Anastasia. E mi è piaciuto molto il film, mi sono piaciute molto le scene di sesso, c'è un po' di sesso, ci sono questi due ragazzi che fanno l'amore, ma è molto furbo il film perché è tutto un sesso non sadomaso. Il sadomaso arriva alla fine ed è pochissimo, infatti i grandi fan del libro forse saranno delusi. Non c'è la famosa scena con l'assorbente, ma c'è un Anastasia, Christian, c'è un finale bellissimo secondo me, che mi ha fatto venire una gran voglia di vedere il secondo capitolo. Quindi io lo compro questo film e dico, è meno male, oh, eh? Sei contento, Roscio? Meno male che c'è un po' di erotismo. La Universal mi ha dato questo gadget e io mi aspettavo di trovare chissà che cosa, pure te, ma invece è solo una magliettina che ho provato a indossare, attillata, sembravo l'insegnante di musica gay e grasso, versione gay e grassa di Whiplash, ma mio marito, che è una depravata, probabilmente apprezzerà di più questa maglietta. Io mi limiterò a fare dei giochetti con lei, e vabbè, come Shaun, e lo so. Ciao, Bethesda!